Nel video di oggi mia mamma si sposa con l'uomo più ricco di Brookhaven, ma non è la persona che ci aspettavamo. Guardate tutto il video per scoprire cosa succede. Ma ciao a tutti amori e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche. Giorgia, ho una grande notizia. Ho deciso di sposare l'uomo più ricco della città. Cosa? Ma chi è? Si chiama Carlo, è un uomo d'affari di successo. Ha tutto ciò che possiamo desiderare. Ma mamma, non lo conosciamo nemmeno. Come puoi essere sicura che sia la cosa giusta? Giorgia, fidati di me, io lo conosco. Ci darà una vita migliore. Questa è la nostra occasione. Non sono sicura. Lo capisco, ma voglio che tu lo conosca. Vedrai che è una brava persona. D'accordo, ma spero che tu abbia ragione. Giorgia, ti presento Carlo. Lui è l'uomo di cui ti ho parlato. Ciao Giorgia, sono felice di conoscerti. Spero che diventeremo una grande famiglia. Ciao, piacere di conoscerti. So che questa situazione potrebbe sembrare strana, ma ti prometto che farò del mio meglio per rendervi felici. Certo, grazie, ma come hai conosciuto mia madre? Ci siamo incontrati a un evento di beneficenza. È stato amore a prima vista. Tua madre è una donna speciale. Sono fortunata ad averla incontrata. Sì, lo è. Spero che sia davvero quello giusto per lei. Ti tengo d'occhio, Carlo. Ti tengo d'occhio. Giorgia. È una bambina, lasciala stare tranquilla. Ti faccio vedere io chi è la bambina. Mamma, non mi piace quest'idea. Non mi dà una bellissima sensazione. Giorgia, capisco i tuoi dubbi, ma Carlo è un bravo uomo. Ci darà una vita migliore. Ma non possiamo basare tutto sui soldi. E se non fosse quello che sembra? Giorgia, devi dargli una possibilità. Non possiamo continuare a vivere come abbiamo fatto finora. Scusa, ma ho paura per te. Ragazzi, lasciatemi il piace per far capire alla mamma che la voglio solo aiutare. Lo capisco, ma a volte nella vita dobbiamo correre dei rischi per migliorare la nostra situazione. Solo promettimi che starai attenta, ok? Te lo prometto, Giorgia, andrà tutto bene, vedrai. Serena, non ci crederai mai. Mia madre ha deciso di sposare l'uomo più ricco della città. Cosa? Wow, Giorgia, magari non è così male. Potresti avere una vita di lusso. Non mi interessa il lusso, Serena. Voglio solo che mia madre sia felice. Non sono sicura di quest'uomo, però. Capisco, ma forse potrebbe davvero essere una buona occasione per voi due. Hai già parlato con lui? Sì, l'ho incontrato. È gentile, ma non mi fido ancora del tutto. Mi dà delle sensazioni che è un puzzoloso. Vedi cosa succede? E poi se si rileva un puzzoloso gliela facciamo pagare. Mamma, sei bellissima, ma sei sicura di questo matrimonio? Sì, Giorgia, Carlo mi rende felice. Non voglio che tu soffra, sei la mia unica famiglia, mamma. E Carlo sarà parte della nostra famiglia ora. Carlo, 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 quanto mi sta sulle scatole. Non fare così, piccola peste. Farò la brava solo per te. Questa villa è incredibile! Non riesco a credere che vivremmo qui! Mi fa piacere che ti piaccia, Giorgia. Questa è la tua casa ora. Sì, ma non sembra proprio casa mia. È tutto così enorme. Ci abitueremo, Giorgia. Vedrai che con il tempo questo posto diventerà accogliente. Non lo so, mamma. Mi sento fuori posto qui. C'è anche una piscina. Ma allora vatti a fare un bagno puzzoloso! Giorgia, sei in punizione! Giorgia, cosa ti piace fare nel tempo libero? Magari possiamo organizzare qualcosa insieme. Niente che tu possa comprare con i tuoi stupidi soldi. Dai, so che c'è qualcosa che vuoi. Oh sì, so che cosa voglio. Che tu sparisca. Capisco che tutto questo sia nuovo per te. Andremo d'accordo, un giorno vedrai. Non mi sento a mio agio, Carlo. E se vuoi la verità, non mi fido di te. E se fai piangere mia madre un giorno, peggio per te. Giorgia, Carlo sta solo cercando di aiutarti. Ti sembra che abbia bisogno dell'aiuto di Carlo? Che caratterino che hai. Perché Carlo è sveglio a quest'ora? No, dobbiamo muoverci rapidamente. Sì, ho già sistemato tutto. Non preoccuparti, nessuno sospetterà di nulla. Cosa sta combinando? Devo scoprire di più. Sì, certo, la prossima settimana. Assicurati che sia tutto pronto. Questo non mi piace per niente. Non possiamo permetterci errori. Tutto deve andare liscio, capito? Devo capire cosa sta facendo. Questa faccia da cammello sembra pericoloso. Serena, devi aiutarmi. Ho sentito Carlo parlare al telefono di affari loschi.
occhi. Cosa? Ma pensavo fosse solo un uomo d'affari. Certo, ti aiuto. Vediamo cosa troviamo. Guarda questo, ci sono articoli su di lui che parlano di truffe. Non è chi dice di essere. Oh mio Dio, Giorgia, questo è grave. Tua madre lo sa. Non ancora, devo trovare più prove prima di dirle qualcosa. Non voglio che si metta nei guai. Sei sicura di voler continuare? Potrebbe essere pericoloso. Non ho scelta, devo proteggere mia madre. Allora faremo tutto il possibile per scoprire la verità. Carlo, dobbiamo parlare. Cosa stai combinando davvero? Di che parli? So che c'è qualcosa di losco nei tuoi affari. Non preoccuparti, piccola, sono solo affari. Tua madre e tu non avrete nulla di cui preoccuparvi. Non è niente che ti riguardi, Giorgia. Lascia che me ne occupo io. No, non mi fido di te. Voglio sapere cosa sta succedendo. Giorgia, credimi, è meglio che tu non sappia nulla. Rischieresti solo di metterti nei guai. Non mi interessa, non starò a guardare mentre nascondi qualcosa a mia madre e a me. Ti schiaccerò come un brufolo, Carlo, sappilo. Stai attenta, la curiosità può essere pericolosa. Oh, guarda, sto tremando. Puzzoloso di un truffatore. Mamma, dobbiamo parlare, ho scoperto delle cose su Carlo. Cosa intendi, Giorgia, che stai dicendo? Ho trovato degli articoli in cui parlano di truffe. Non è il dolce Carlo che credi che sia? Giorgia, queste sono accuse serie, sei sicura di quello che dici? Sì, mamma, ho trovato prove. Non voglio che ci succeda qualcosa di brutto. Non posso credere che tutto questo sia vero. Devo riflettere. Ma se è così, dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo ignorarlo, mamma. Dobbiamo proteggerci. Hai ragione, Giorgia. Non voglio che ci succeda nulla di male. Giorgia, possiamo parlare un attimo? Cosa c'è? Non ho nulla da dirti. Ho sentito che stai facendo domande su di me. Non dovresti mettere il naso nei miei affari. Non mi lascerò comprare da te, Carlo. So che stai nascondendo qualcosa. Stai giocando con il fuoco, ragazzina. La tua curiosità potrebbe metterti in pericolo. Minacciarmi non servirà a nulla. Non ho paura di te. Non è una minaccia, Giorgia. È un avvertimento. Fermati prima che sia troppo tardi. Non mi fermerò finché non avrò scoperto la verità. Illuso! Picchiamo un po' il naso nell'ufficio di Mr. Puzzoloso. Ecco i documenti, ci sono prove di attività criminali. Sapevo che c'era qualcosa di losco in lui. Devo portare tutto questo alla polizia. Non posso permettere che continui a farla franca. Non posso crederci. Non sono solo affari. È molto peggio. Devo fare tutto il possibile per fermarlo. È ora di fare la cosa giusta. Signorina, ha fatto bene a portare questi documenti. Avvieremo un'indagine immediatamente. Grazie, non possiamo permettere che Carlo continui a farla franca. Non si preoccupi, faremo tutto il necessario. Lei ha fatto la cosa giusta. Carlo, è finita. La polizia sa tutto. Non sai di cosa parli, Giorgia. Non cercare di mentire ancora. So cosa hai fatto e ora anche la polizia lo sa. Non puoi fermarmi, sono più potente di quanto tu possa immaginare. La tua potenza non ti salverà questa volta. Carlo, sei in arresto per truffa e altri crimini. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Non potete farmi questo, non sapete con chi avete a che fare. Oh, aspetta che ti faccio una foto, Carlo. Sarai prima pagina domani sul giornale. Giorgia, mi hai salvato. Mi dispiace non averti ascoltato prima. Non importa, mamma. L'importante è che siamo al sicuro ora. Grazie, Giorgia. Voglio solo che tu sia felice e al sicuro. Questo è tutto ciò che conta. Giorgia, eccoci di nuovo nella nostra vecchia casa. È piccola, ma è nostra. Sai, mamma, mi mancava questo posto. È qui che ci sentiamo davvero a casa. Non abbiamo tutto il lusso di prima, ma abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno proprio qui. Non ho mai avuto bisogno di quelle cose. Quella ragazzina mi ha rovinato. Voglio che la facciate fuori. Lei, la mamma e anche la migliore amica. Ci siamo chiariti? 1 milione di Robux al lavoro terminato. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non lo siete e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica dei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!